Ho solo tre parole per descrivere questo. Ma. Ciao carissimi ciucciabudelli, questo è Electric. Siamo tutti qui insieme riuniti in questo luogo sacro per affrontare una nuova avventura. Parlo di questa, di Mario Odyssey. Si pronuncia così, ok? Odyssey si pronuncia o Mario wa Shinderu. Io direi di non perdere altro tempo, ma di inserirlo qui dietro e di iniziare. O Mario wa Shinderu. Guarda che carino, che carina la mia collezione di giochi già per il Nintendo Switch, con la E finale, ma ancora più carino quest'ultimo. Supa, Mario, Odyssey, supa. Prova a giocare con i Joy-Con scollegati, ce l'ho, stai calmo, guardami, mi vedi? Ce l'ho. Modalità assistita, tua mamma è assistita, io gioco normale, così, iniziamo subito e non vedo l'ora. Nei cieli sopra il castello di Peach, questo dovrò tagliare un sacco perché sennò la Nintendo colpisce violenta con il copyright, quindi c'è un combattimento tra Mario e Bowser, e c'ha le fiamme in bocca, le spara, Mario le schiva, quello via culo, siamo giunti alla fine, la tua, guarda come tira il cappello, wow, colpito dal cappello se ne va, Mario, ai, è ora di celebrare le mie nozze con Peach, sei geloso Mario, quindi un inizio alquanto brutale, guardate il cappello di Mario, no, è distrutto in mille pezzi, mi viene da piangere, però chi è questo, e che fa del mio cappello? Non ci credo che finalmente sto per giocare a questo maledetto gioco che tanto ho atteso, non so voi, ma io sì, guardati intorno, quindi la telecamera, come fluida, come la sento carina questa telecamera. Minchia. B, salta. Wow. Oh, dov'hai? Corri, salta, guardati intorno. Oh, che carino. Il movimento è fluido. Yahoo! Quindi ci sta il solito triplo salto classico di Mario. 1, 2, 3. Yippee. Poi ci starà sicuramente il salto in frenata. Eccolo lì, la culata. Il salto da all'indietro. Il salto all'indietro classico. Mio Dio, bellissimo. Via, piangere. Guarda questo cespuglietto come si muove. Come zozzo. Sembra un capezzolino. Mi piacciono i capezzolini. Ehi, capezzolino. Ti posso accarezzare, capezzolino? Diventi turgido se ti accarezzo. Andiamo dal signor cappello. Ah, che cosa vuole? Perché scappi, a zozzo? A coso? Oh, guarda la nebbia. Questo non è nebbia. Questo è letteralmente il fumo della sigaretta elettronica del cappello. Vape Nation! Guarda come sposto il fumo. Delle bestie di Satana qui. Attenzione! Ciao bestioline, voi morite o cosa? Oh, guarda una monetina! Mamma mia, guarda adesso. Guarda come ti tolgo il cappello. Via il cappello, per me la monetina. Adesso facciamo un video in cui sto tutto il tempo a saltare sulle ranocchie. Hai capito? Stai ferma. Senti, cappello, dove vai? Oh, un altro cappello, e tu chi sei? Ma che stiamo nella città dei cappelli? Ah, coso? Ti salto in testa, eh? Ti salto in testa? Hai capito? Ah, io salto in testa a tutti, sono molto fastidioso. Tua mamma fa le spaccate sulle pannocchie mentre che io ti salto in testa. Sei uno di loro chi? Loro chi? Stai zitto, capisci niente. Zio, senti, ti ho raggiunto, adesso tocca che mi dai la magia. Voglio sentire il sapore della magia. Scusa se prima sono scappato via. Il fatto è che mi spavento facilmente. Certo che hai fatto una bella caduta. Ti trovi nel regno del cappello. Siamo stati attaccati allo stesso mostro che ce l'aveva anche con te. È come se ciò non bastasse, anche rapito la sorellina. Oh, è la corona di pace. Eccola lì. No, è la sorellina. Ero sul punto di salire su una delle nostre navi per dare la caccia a quel mostro, ma sfortunatamente sono state tutte distrutte e ad attacco. Vi piace la voce del cappello del fantasmino? Sono sicuro che l'apprezzate. Ma pensarci bene, il regno qui vicino dovrebbe essercene una vecchiotta, ma anche funzionante. Potremmo raggiungere alla cima la torre cappello se riuscissimo a superare i tirapiedi di quel mostro. Hai capito? Ma pensavo, ma se noi altri unissimo le nostre forze, in fondo abbiamo un obiettivo comune, che dici? E da quando sei marchigiano, porca zozza? Insieme potremmo riuscire a salvare mia sorella, amica tua, no? Che dici? Ah, solo amico sono? Sono nella friendzone da anni. 40 anni, 50 anni di Mario, sempre nella friendzone. Mi sembra giusto? Vabbè, però mi serve il cappello. Tranquillo, sarò io il tuo cappello. Ma perché? Aspetta, non mi stai tanto bene. Non è il tuo stile? Che ne dici di questa? Adesso fa la fusione. Fusione! Piu! Oh yeah, da suonare. Posso tirare i cappelli? Mamma! Hai stretto amicizia con Cappi? Oh, si chiama Cappi, ma te rendi conto? Prova a lanciarmi con Y. Però mi sa che si lancia anche così, vedi? Col movimento. Quindi lo lancio con il movimento. Guarda come ti lancio, zio. Guarda come lancio il cappello. E io lancio il cappello. Papà, lancio i cappelli. Guarda come lancio i cappelli.
Lancio i cappelli. Wow, accendo le lampade col cappello. Ma te rendi conto? Mamma! Oh mamma! Vieni qua, te devo far vedere che accendo le lampade coi cappelli. Oh, ma vedi, guarda che roba. Ma te rendi conto? Qua pure le monete mi dà. Oh, guarda come scappano fuori queste monete. Accendi la lampada. Wow, accendo le lampade, porca zozza. Guarda come mi arrampico per bene. Qua? Accendo col cappello. Le monete, se tiri il cappello. Il cappello. Il cappello. Rompiamo tutto con il cappello. Con il cappello. Il cappello. Il cappello di mammeta. Io a tua mamma gli tiravo i cappelli e lei ci stava sempre al gioco, Guarda che cappelli che tiro, pure al volo. Guarda come tiro i cappelli, porca zozza. Mi viene da piangere perché tiro i cappelli. I cappelli, i cappelli. Cappello. Le monetine. Da suonare, Togirba. Due giocatori. Ma che stai a di? Ma che stai a di? Ma da quando? Mamma, da quando? Mamma, possiamo giocare in due a Mario, porca zozza! Ovviamente non sarò io il cappello, eh. In cosa consiste il gameplay di oggi nell'accendere tutte le lampade? E nient'altro, avete capito? Nel rompere le scatoline, pam, di cattiveria, pam! Guarda un po' che ho trovato! Tante monete! Hai capito, mamma? Io trovo le monete perché tiro i cappelli, vedi? Tiro i cappelli e ridistruggo tutto, porca zozza! Porca zozza! Puoi fare il doppio salto se tiri il cappello al momento giusto, visto? Avete visto come imparo le cose prima che il gioco me le spieghi? Perché sto solo provando cose, perché sono il numero uno. Doppio salto! Da Swaram Tokir! Altra monetina! Questo che vuole? Vuole parlare? Oh, non ho da porca duba! Vero dalla fessura al raggio del cappello! Verrà informazione a proposito della qualità? Vediamo! Comandi, azioni base, azione con captura, extra, consiglio... No, lo vediamo un'altra volta, non c'è tempo! Vai a sottare quando fai... Tua mamma fa gli squat sui salami, te l'ho detto? Ah no? Ah, non lo sapevi, era un segreto, secondo te? Lo sanno tutti nel villaggio che tua mamma fa gli squat sui salami. Oh, ecco come si rompono i capezzoli! Li devi saltare col sederino! È più che ovvio, perché quando tu accarezzi col sederino il capezzolo, magari della tua fidanzata o della tua mamma, di solito scoppia! Non so se l'avete mai sentito. Guarda i fiori! Che si accendono grazie al mio cappellino. Mi dà un cuoricino. Oh mio Dio, mi viene da piangere. Tu che vuoi? Vuoi parlare anche tu? Ho sorpreso di quel mostro. Sono ancora là sopra. Non sappiamo cosa fare per fermarlo. Porca zozza. Vabbè, stai calmo, zio. Stai calmo. Sto stando raggiungendo la torre cappello. Non resto poco più avanti. Stai zitto. Stai zitto. Ti tiro il cappello. Te tiro il cappello. Guarda come accendo tutte le lampade. Non ne lascerò una spenta. Hai capito? Guarda questo. Ops, liscio. Guarda questo. Beccato. E adesso? Che succede? Pensa un po', niente, le monete qui dentro, come si fa? Il cappello stacca i cosi, mai visto che roba? La violenza, tutto questo per quattro misere monete, ma che te stai a scherzare? Mo li stacco tutti questi, a me mi chiamavano lo staccapali. La mia mamma faceva le spaccate su quei pali, pensa, perché gli piacevano le circonferenze ampie. E mamma era un po' particolare. Esce tutto, guagua, hai capito? Le monetaine, guarda quanti. Ne ho altri capezzoli da schiacciare e qui non ne lasciamo vivo uno di capezzolo, Io capezzoli proprio tutti li schiaccio. Oh, ma mi sono sporcato tutto! Ma com'è successo? Per questo fumo nero sono tutto zozzo! No! Levati di dosso, zozzume! Ad un po', via, Staccavo un po' un altro palo che tanto io mi diverto a staccare i pali. Mo ci andiamo, Rompemmo tutto prima. Perché sto parlando marchigiano così duro? Oh, le monete! Un passaggio segreto! Non so se hai capito. Mi piacevano di più i versi del Super Mario 64, che era gna qua qua. Invece qui è tipo tutto un woohoo. Non va mica bene che è tutto un woohoo. Ah, fai praticamente le combo, guarda che roba. Prendo tutte le monete, se salti nel momento in cui il cappello ritorna ti fa un salto alto. Chiaro, è tattico strategico, come cosa. Tattica strategica. Sono più che sicuro che mi manca qualche segreto da prendere da queste parti. Sono più che sicuro che il gioco è abbastanza condito di queste cose. Ma non vorrei perdere troppo tempo. Provo a saltare e lanciarmi su quel palo. L'ho fatto. Oh, guarda, un equilibrista, porca zozza. Bene, ho deciso che andiamo avanti adesso, Olè. Wow, chi ha progettato un ponte del genere? Perché non farlo dritto? Non capisco. Oh, guarda come corre con le braccia aperte, manco fosse Naruto. E questi? Sono amici tuoi? No, sono cattivi, io li ammazzo, sti zuzzi. Via, via, a casa ho detto. Tutti a casa. Bene, devo aprire questa porta e vedere cosa c'è al suo interno. Andiamo a scoprirlo insieme. Interno della torre cappello. Tu pensa se era all'interno della cappella, al contrario. Di cattiveria,
Qui si muore in quest'acqua? Fammi provare. No, si nuota. Come sono carino quando nuoto. Guarda Mario. Ha preso tutta l'aria. Cioè, se tu non nuoti, lui affonda. Perché si vede che è pesante. Non lo so perché affonda. Oh, sto sotto l'acqua. Sto sotto l'acqua. Volevo pescare con le mani proprio, ma qua non c'è l'ombra di un pesce. Quindi è meglio susciamo e basta. What? Si affari si abbassano? Oh, zio. Mica va bene sta cosa. Senti, ranocchia. Oh, wow. Io non mi ha detto niente, eh. Ho tirato il cappello sulla ranocchia e improvvisamente divento una ranocchia, ma tu pensa che roba. Guarda che roba. No. E io, sapete cos'è il bello? Che io ho evitato di vedere quasi tutte le pubblicità di questo gioco. Quindi per me è tutta una magia, tutta una sorpresa. Guarda che bello. Woo! Hai catturato una rana, hai capito? Non ci credo. Wow, un super salto agitando i Joy-Con. Ciao ranocchia, ora ti salto sulla testa perché anch'io sono una ranocchia. Pensa un po', pensa un po'. Ambe, guarda un po' le ranocchie. Guarda un po' che super salto. Woo! That's what I'm talking about. Guarda come nuoto. Guarda che salto. Woo! Guarda che roba. Ma io non ho mai visto tanta magia in un solo gioco. Oh, dei zozzi. Ma questi mi fanno male, no? Piu, piu. Guarda un po' quando salto in alto. Questo atterraggio dall'alto fa molto più male di un salto di Mario, scommetto. Sono una ranocchia. Ma io stavo a far caso che lassù c'è una bella porta accesa. Scommetto che devo arrivare lì, eh. Ciao compagni ranocchie, come state? Che dite? Tutto bene, tutto a posto. Tutto a posto, tutto bene. Guarda, sti zozzi, un super salto. Piu, piu, piu. Ciao zuzzurelloni, ma io non c'ho tipo la lingua, tipo la Yoshi. Sono una rana, dopo tutto, no? Sembrerebbe di no. Un cuoricino. Il cuoricino sarebbe il tuo sangue, ok? Quindi finalmente hanno diviso quello che è sangue e quelle che sono monete. Scommetto che le monete serviranno a qualcosa. Ops, liscio, clamoroso. Un forziere, lo posso aprire? ZL per tornare alla normalità. Quindi la rana è morta, letteralmente. Bip, un cuoricino che li recupera tutti. Te ne aggiungono tre. Te ne aggiunge tre. Tre tacche. Che anche voi direte, male non è. Tre tacche, porca zozza. Guarda, spengo pure il fuoco. Ma tu guarda. Ma questo cappello può fare quello che cacchio gli pare? Cioè può fare tutto. Entriamo qui dentro, vediamo cosa c'è ad aspettarci. E dopodiché io direi che possiamo salutarci e vederci al prossimo episodio. Perché abbiamo raggiunto anche un checkpoint, visto? Un bel checkpoint che male non è. Bene, non lo so. Ah, il cappello lo tiro con qualunque mano, destra o sinistra. Ma per questo episodio è tutto, signori. Spero che siate eccitati come me, bagnati letteralmente nel vedere la bellezza di questo gioco. Se così è, o siete solo bagnati per aver visto me, potete mostrare il vostro amore schiacciando il pulsante qui sotto a forma di pollice in su, meglio ancora schiacciando il pulsantone con scritto iscriviti, e se c'è scritto iscritto va più che bene. Oh, ma Mario si è appisolato, quello zozzo. Cioè tu t'addormenti, cioè oh, io sto a salutare i polletti e tu t'addormenti, oh. Beh, ricordatevi semplicemente che questo era Electric. Brrr.